questo video. Ma voi la dovete vedere, guarda qua, bello. Guarda qua, che canella. Mi state abbandonando. Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video specialissimo, perché vi voglio assolutamente fare questo video in tante. Nell'ultimo video che vi ho fatto su come avere glutei alti e sodi, vi ho fatto vedere quel piccolo circuito di allenamento, anche cosa mangiavo eccetera per avere glutei, per far crescere glutei fra virgolette, averli alti e sodi. In tante mi avete detto: ma io però voglio dimagrire, voglio perdere qualche chiletto, in tanti di voi. Quindi ho pensato di farvi vedere un mini tutorial piccolissimo per una cosa che è veramente strong e serve tantissimo se volete perdere peso, ma anche se volete comunque sgonfiarvi sia la pancia che i glutei e affinare le gambe proprio in prossimità della prova costume, quindi per la spiaggia. Serve tantissimo a bruciare i grassi e non vi prende tanto tempo, perché vi occorrono praticamente 15 minuti, è rapidissimo. E io vi consiglio di farlo, veramente fatelo perché vi serve. Anzi, io che comunque non voglio eccessivamente dimagrire, comunque sto bene in forma, non lo faccio tanto spesso proprio perché ho paura di dimagrire, quindi è molto molto efficace. E allora iniziamo subito. Questo lo potete fare sia all'aperto, mi consiglio di andare un orario ragionevole perché sennò sudate troppo, tipo adesso che è sera, o di mattina presto. E lo potete fare sia all'aperto, appunto vi serve, io ho un cronometro, solo il cronometro vi serve, oppure contate a mente, ma lo potete fare anche su un tapirulan. Praticamente è una formula che funziona con degli scatti, cioè praticamente degli scatti veloci che fanno praticamente bruciare tantissimo, hanno un'azione fortissima sul metabolismo e fanno bruciare tantissimo, quindi 15 minuti fatti così sono molto più intensi che se fate 15 minuti di corsa normale, perché sono proprio questi scatti che funzionano tanto. Quindi adesso andiamo a fare prima 5 minuti di riscaldamento. Io ho fatto partire il cronometro, quindi adesso facciamo 5 minuti di riscaldamento. Adesso, dopo questi primi 5 minuti di riscaldamento, andiamo a fare 3 minuti di passo svelto, quindi camminata veloce, molto veloce. Adesso dobbiamo fare una corsa velocissima, solo 30 secondi. Ovviamente ragazzi, io mi sto fermando per dirvi quello che dovete fare, però questo qua va fatto un passo consecutivamente all'altro, non dovete fermarvi dopo un minuto, cioè va fatto senza fermarsi. Quindi adesso, senza fermarsi, fate 30 secondi di corsa velocissima, uno scatto che è importantissimo. Adesso un minuto di corsa normale. Adesso dovete ripetere questo che vi ho fatto vedere, questo circuito, tranne i primi 5 minuti di riscaldamento che vanno fatti solo una volta, dovete ripeterlo 3 volte, quindi in tutto vi troverete ad aver fatto 15 minuti di allenamento, al di fuori dei 5 minuti di riscaldamento che vi ho detto di fare a parte, solo riscaldamento per evitare strappi e crampi eccetera. Quindi mi raccomando, quello che vi ho fatto vedere, ripeto affinché sia chiaro, perché ho paura di non esservi spiegata bene. Quindi in tutto avrete fatto 3 volte questo circuito, che vi durerà 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, quindi 15 minuti. E avete fatto il vostro allenamento, che vi assicuro vi fa bruciare tantissimo ed è ottimo proprio per perdere qualche chiletto. Vi consiglio di farlo 2-3 volte a settimana, perché è veramente fantastico. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, fatemi sapere nei commenti se proverete. Questo si chiama un circuito HIIT, cioè praticamente una tipologia di allenamento HIIT che prevede appunto questi scatti veloci. Poi casomai vi farò vedere qualche altra cosa, ci sono vari modi di farlo, si può fare ad esempio anche sulla cyclette, quindi ad esempio anche in bici, usando magari la pendenza se lo fate sul tapirulan, varie cose. Comunque io lo adoro e ve lo straconsiglio e mando un bacio grande. Ciao!